Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi vorrei rispondere a una domanda che mi fanno spesso: a che età si può cominciare a cantare? Cantare in libertà. In realtà noi cominciamo a cantare prestissimo, nei primi anni di vita. Da bambini, perché comunque noi abbiamo ascoltato musica sin da quando eravamo nel grembo materno e quindi noi cantiamo perché ascoltando la musica cerchiamo di riproporre quello che sentiamo sin da piccolissimi. Un bambino quando comincia a cantare ovviamente non ha tanti riferimenti, quindi va un po' a casaccio, anche perché la nostra voce non si vede, cioè noi non abbiamo uno strumento che spingendo un tasto ci permette di prendere una nota specifica. Quindi si va un po' per tentativi all'inizio. Quindi un consiglio che io vorrei dare ai genitori è quello di invogliare i propri figli, che magari sono un po' stonati all'inizio, ma è normale, non sono stonati, sono soltanto poco educati al canto, di invogliarli a continuare a provarci e a riprovarci, magari dicendogli bravi, siete stati bravi, e incoraggiandoli a proseguire. Vedrete che poi piano piano, riprovando sempre, i bambini cominceranno a cantare sempre meglio, a essere sempre più precisi. Un altro consiglio che vorrei dare, soprattutto ai genitori, è quello di far cantare i bambini, i loro figli, in maniera naturale, almeno fino ai 10 anni, agli 11 anni, in modo che loro da soli facciano questo percorso e sviluppino così il proprio senso musicale, la propria creatività, perché per imitazione loro cercheranno di cantare delle canzoni e quindi inizieranno a scoprire, a conoscere il proprio strumento da soli, senza impostazioni esterne, perché questo li renderebbe un po' frenati. Diciamo che la nostra creatività si sviluppa nei primi anni di vita, soprattutto, e quindi cerchiamo di lasciarli liberi di cantare tutto quello che gli piace e di farli così sviluppare il proprio estro creativo. Poi, dopodiché, noi possiamo tranquillamente farli cominciare a studiare, ma prima di studiare canto, io farei studiare uno strumento ai ragazzini intorno agli 11 anni, 12 anni, soprattutto il pianoforte, se a un bambino piace cantare. Studiare il pianoforte gli apre veramente un mondo in cui lui poi si rivedrà, gli servirà poi da grande, perché imparare un po' quelle che sono le strutture, le note, gli accordi è sempre un motivo per essere più precisi anche poi quando si canta e cantare bene le scale, tutti gli arpeggi, tutto quello che c'è da fare nel canto. Teniamo conto che poi intorno ai 13-14 anni più o meno avviene quella che si chiama la muta vocale nei ragazzini, quindi il cambiamento della voce. C'è una puntata che parla proprio di questo, io vi lascio un link in descrizione in modo da poterla vedere. E facendo questo percorso del canto, da prima, quindi da intorno ai 10 anni, da bambini, bisogna preparare i ragazzi al fatto che poi ci sarà una muta vocale. Che cosa significa? Che da bambini si canta con le voci bianche, quindi la voce è molto acuta per tutti i bambini, sia maschietti che femminucce. Poi, verso all'età della pubertà, la voce cambierà un po' meno per le donne, ma soprattutto per i maschietti, cambia tantissimo, scende anche di un'ottava, e quindi i bambini che sono abituati a cantare Mina, a cantare Whitney Houston, Georgia, canzoni alte, Elisa, si troveranno a non arrivare più a quelle note perché fisicamente si va in una zona più bassa del canto. Quindi bisogna dire a questi bambini che quando cambia la voce, le tonalità bisognerà adattarle a una voce da maschietto, perché le femminucce più o meno restano in una zona acuta, anche se non sono più voci bianche, ma comunque avranno una voce comunque più acuta e più squillante, mentre i bambini avranno una voce un po' più scura, un po' più piena da maschietto. Questo è importante che lo si sappia già, in modo che poi i bambini cantando accettano il loro cambiamento vocale
e non si sentano invece che stanno peggiorando, perché non è una situazione di migliorare o peggiorare, ma è solo una cosa naturale che succede per tutti. Quindi, se vogliamo rispondere alla domanda a che età si può cominciare a cantare, in realtà noi cominciamo a cantare da bambini e a studiare canto si può cominciare presto, ma anche più tardi. Soprattutto io sento persone intorno ai 30 anni, è troppo tardi, forse potevo farlo prima. In realtà no, si può iniziare anche a 40 anni, a 50 anni, perché noi se amiamo cantare lo facciamo comunque in macchina, sotto la doccia, per strada. Quindi poi a 50 anni uno decide di iniziare a cantare, si rivolge a un bravo insegnante e in quel modo inizia a conoscere meglio il proprio strumento e a cantare magari seguendo un percorso più tecnico, però si può iniziare a qualsiasi età, perché cantare fa bene e fa bene a qualsiasi età.